Un'uscita disordinata che andava senza dubbio gestita e che ora rischia di compromettere i servizi ai pazienti. Quota 100 sta mandando in crisi i presidi sanitari di Salerno e provincia. A lanciare l'allarme il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni D'Angelo. Parole che arrivano durante la giornata di festa organizzata al Grand Hotel, durante la quale quasi 1000 camici bianchi hanno approvato all'unanimità i bilanci dell'associazione. Premiati inoltre 267 professionisti a 40 anni dalla laurea, 25 medici a 50 anni dal conseguimento del titolo e 10 a ben 60 anni dalla laurea, tra cui una donna. A preoccupare però sono soprattutto i pensionamenti anticipati. Questa quota 100 sta determinando veramente una grave sensazione di preoccupazione. C'è da chiedersi probabilmente se questo non potesse essere fatto anche prima, perché in un qualche modo, oppure porre in anteprima alla quota 100, che può essere un principio anche giusto da applicare, una soluzione che potesse contemperare dall'altra parte la possibilità di sostituire coloro che vanno via. Ci sono purtroppo, al di là di queste verità, alcune specialità che per ragioni completamente diverse da quelle che stiamo elencando, tipo la chirurgia e la ginecologia e se in genere le branche chirurgiche, non trovano la possibilità di un ricambio, perché in realtà i nostri colleghi più giovani evitano di iscriversi a queste scuole di specializzazione. Sapete bene perché: i rischi medico-legali e anche quelli, diciamo, la ricompensa economica.